Raga, bentornati nel canale, spero di aver risolto i problemi di audio che mi affliggevano e che ci affliggevano. Ditemelo, fatemelo sapere nei commenti, altrimenti ci rimetto mano. Che ci facciamo qua con una cula, raga? Tra l'altro moddato. Lo andiamo a rimoddare, sempre usando il Magic Slot. Raga, allora, noi partiamo con una cula, con livrea Santo Capra e cerchi Benny Wave. Questo era stato fatto con la DMO, comunque non ci interessa, noi possiamo anche prenderlo con un gift card to friend, lo scambiamo e ce l'abbiamo nell'hangar, ok? Cerchi Benny. Questi, raga, poniamo il caso, tempo fa si illuminavano, adesso non si illuminano più, li voglio cambiare. Visto che cambio i cerchi, cambio anche la livrea. Benissimo, andiamo a vedere come fare. Raga, sono sempre io, fateci caso, il mio personaggio ha sia il veicolo da moddare sia il veicolo donatore. Come al solito, o lo prendete con gift card to friend, ve lo scambiate, in giro si trovano. Ora ragazzi, se voi prendete la lista dei veicoli e delle livree corrispondenti, noterete che l'Insurgent è nella stessa lista della cula. Quindi praticamente qual è il vantaggio dell'Insurgent? Che io, a seconda di come me lo preparo adesso, avrò lo stesso identico risultato sulla cula che vi ho fatto vedere prima. Raga, adesso noi ce lo prepariamo insieme, andiamo in officina all'arena. Prima variazione, ragazzi, come avete notato, la cula aveva cerchi Benny Original, questo ha cerchi Benny Bespoke, solo da Benny. Raga, perché uso l'Insurgent? Altro vantaggio dell'Insurgent: io posso metterci le ruote Benny sull'Insurgent, non so se ci avete mai fatto caso, ok? Quindi adesso io ho le ruote Big Dog Spock dorati, che fanno parte della categoria solo da Benny. Sulla cula però io ho i Wave, ok, che sono della categoria Benny Original. Se io adesso lasciassi questi cerchi, mi flipperebbe sulla cula gli Electric, ma io non voglio gli Electric sotto i dollari, quindi vado su Benny Original e ci metto ad esempio i clean, poi load me up, vabbè, mettiamo i clean. Messi i clean, ragazzi, andiamo a metterci anche le strisce colorate sui pneumatici, mettiamo quelle belle pienotte. Ok raga, adesso vi ripeto, io questo risultato lo rivedrò esattamente a specchio sulla cula alla fine del glitch. Per i miei gusti io non tocco nient'altro, perché comunque la livrea mi va bene, le ruote le ho cambiate, adesso mi vanno bene, i vetri li ha già verdi, le luci sono verde, vediamo un po' che luci c'ha. Andiamo a vedere le luci, no, luci all'oxeno, no, allora cambiamo anche le luci e mettiamo verde lime, che coi dollari sta sempre bene. Ok raga, fatto questo, preparato il veicolo donatore, ci facciamo aiutare dal nostro amico. Raga, i requisiti del nostro amico saranno innanzitutto che dovrà avere un magic slot funzionante. Altro requisito importante, raga, è che deve avere il gift card to friend col death spot, perché gli altri gift card to friend, a mio avviso, sono troppo poco stabili per questo glitch.
quindi a me serve un gift card to friend che mi dia stabilità, ossia io devo essere sicuro che il risultato che otterrò sarà quello che voglio. A volte quegli altri tipi di gift card to friend si impallano, danno errori, danno schermate nere infinite, danno schermate flashanti. Ok? Quindi io vi consiglio il gift card to friend con il Dirt Spot Arnel Club. Poi voi provate quello che preferite. Io vi consiglio quello e vi do per certo che con quello funzionerà. Quindi andiamo avanti, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, mi presento, sono l'amico di quell'altro. Raga, altro requisito che dovrà avere il nostro amico sarà l'hangar pieno. Ok raga? Perfetto. Ragazzi, altro requisito, raga, il glitch è abbastanza complesso, i requisiti sono tanti, però è fighissimo. Non so se siete d'accordo con me. Comunque, raga, dobbiamo andare, vi faccio Motorcycle Club perché vi faccio vedere. Mi vado a controllare che tipo di moto ho. Ok? Perché faccio questo? Perché adesso dovrò andare a mettere nel com una moto che non mi può, cioè io devo avere solo quella moto, non mi posso confondere con altre moto. Ok? Quindi andrò a comprare nel com una Vader, che non ce l'ho. Vader bianca, acquista nel centro operativo mobile. Ok. Perché raga sta cosa? Perché dopo mi servirà richiamarla tramite il Motorcycle Club e io tramite il Motorcycle Club non so dove, da dove la sto chiamando, però so che tipo di moto è. Ok? Andiamo avanti raga, aspettiamo che ci raggiunga il nostro amico, perché adesso cominciamo con una bella serie di gift card to friend. Ok? Ci vediamo quando ci raggiunge. Raga, il nostro amico ci ha raggiunto e ci ha portato anche la culla, come vedete. Eccolo qui. A questo punto raga, noi chiamiamo il veicolo che abbiamo nel com, quindi la Vader abbiamo comprato prima. Poi vi farò vedere il perché abbiamo dovuto comprare una moto che non abbiamo in nessun altro garage. Andiamo a prendere la nostra moto. Ci facciamo salire il nostro amico. Raga, adesso il nostro amico si posizionerà sull'avviso della storia. Guardate in alto a destra il video del mio amico. Ok, quando ci dà l'ok che è pronto, noi andiamo dietro il nostro com. Vi ricordo che è il gift card to friend con Dead Spot al Night Club. Faremo freccia destra e il nostro amico scenderà in automatico da solo. Perfetto. Raga, adesso noi andiamo a prendere un veicolo qualsiasi della strada. E ce ne andiamo al Night Club, dove abbiamo il nostro despot. Raga, cos'è un despot? È un posto dove non possiamo comprare nulla. Raga, io adesso ce l'ho nell'entrata di servizio del Night Club, dove mi serve ok, ce l'ho nell'entrata di servizio del Night Club, dove mi serve per fare questo gift card to friend, e vi faccio vedere cos'è un dead spot. Vedete ragazzi, c'è scritto vuoto. Se io adesso ci compro una macchina sopra, non me la fa comprare, guardate, non venduto, acquisto annullato. Vabbè, qualcos'altro deve succedere mentre sto a fare questo video. Ok, quello è un dead spot raga. Andiamo nel nostro Night Club. Entriamo nel piano
entrata di servizio, sostituiamo il veicolo che non c'è perché, come avete visto, è vuoto il parcheggio. Partecipiamo in una persona a caso dalla schermata nera o dalla community o dal nostro amico. Doppio tasto PS, partecipiamo di nuovo dalla stessa persona. Messaggio cambia, cerchio. Se il messaggio fosse rimasto uguale, dovevo trovare un'altra persona. Raga, ovviamente a questo punto il nostro amico può togliere la schermata di avviso alla storia, non è che deve stare tutto il tempo con la schermata di avviso. Quello ci serve solo per fare il passaggio via tra com. Premiamo freccia destra, lui scende in automatico. Poi la può togliere una volta che è sceso. Aspettiamo 40-45 secondi che ci torna la minimappa visibile. Raga, io questo passaggio ve lo faccio vedere adesso, dopo ve lo taglio perché sennò sarebbe un video di 2 ore e mezza. Tornata alla minimappa, raga, triangolo. E torniamo al nostro com. Raga, adesso state bene attenti a sto passaggio, che è fondamentale, perché adesso vi spiego cosa andremo a fare. Noi praticamente andremo a mettere la nostra Vader nell'hangar. Ok, perché ci serve una moto? Perché la richiamiamo col Motorcycle Club. Se noi andiamo all'hangar, la moto sarà invisibile. Tramite meccanico non la possiamo chiamare, quindi l'unico sistema che abbiamo per richiamarla è il Motorcycle Club. Quindi, innanzitutto, noi raga, rimandiamo la moto nel com. Eccola lì la mia moto. Anzi, guarda, mi avvicino perché così almeno capite meglio. Faccio veicoli, riporta veicolo personale al deposito e lo rimetto nel com. Ok, adesso raga, io mi rubo una macchina dalla strada, una qualsiasi, anche una macchina che può passare un amico, l'amico, qualsiasi, ma io adesso prendo una dalla strada, tanto non mi interessa, me la preparo qui. Altro step raga, mi tolgo la polizia, la macchina a 2 stelle. Ok, chi era? Il presidente Obama, chi era? Vabbè. E tolgo la polizia. Altro step ragazzi, una volta rimandata la nostra moto nel com, ci chiamiamo un Buzzard di quelli della Pegasus che abbiamo usato per riempire l'hangar. Ok, uno di quelli che non ci interessa. Perché? Perché lo andremo a perdere in questo passaggio. Ok, aspettiamo che spawna nella mappa. Dove è spawnato? Eccolo qua. Aspettiamo che spawna nella mappa. Raga, vi ripeto, questo lo perderemo. Ok, fatto questo raga, possiamo andare a entrare nel pallino blu. Tutti questi passaggi raga ci servono per mandare la moto nell'hangar, perché ci servirà più tardi. Ok, pallino blu, entra da solo, schermata nera infinita, partecipo da una persona a caso in mira diversa dalla mia, ovviamente sperando che sia in mira diversa dalla mia. Come lo vedo? Ci partecipo la prima volta, adesso mi darà. Ok, doppio tasto PS da questo avviso e torno sulla stessa persona e ci partecipo di nuovo. Messaggio cambia, faccio cerchio e mi vado a prendere il veicolo che mi ero preparato prima, quello della strada, e lo prendo e lo metto nel com. In questo modo raga, io ho sacrificato un Buzzard di quelli della Pegasus e ho messo la moto nell'hangar. Perché? Perché più tardi, quando avrò la culla nel com, se io non chiamo un veicolo dall'hangar dietro al com, non mi farà fare la sostituzione, quindi non mi farà fare il gift card to friend. Quindi questo passaggio è piuttosto importante. Ok raga, adesso ci vediamo tra poco e vi spiego cos'altro bisogna fare. Allora ragazzi, a questo punto noi abbiamo il veicolo della strada nel com, la moto, la Vader nell'hangar, ci chiamiamo il nostro Magic Slot, che io come a caso, fatalità,
Chissà dove avrò. All'arena. Easy Classic. Mi chiamo il mio Magic Slot e me lo metto nel COM. Quindi vado a sostituire la macchina della strada con il Magic Slot. Questa volta da solo, raga. Ok? Senza il mio amico in macchina. Faccio freccia destra e sostituisco. Oh, ragazzi, nel caso abbiamo schermata nera infinita, come al solito partecipiamo da una persona a mira diversa. Perché siamo comunque buggati. Quindi raga, è al 100% vedrà la schermata nera di caricamento infinito, eh? Comunque partecipate da una persona a mira diversa e ne uscite fuori, ok? Adesso noi abbiamo messo il Magic Slot nel COM, scioglilingua. Ora lo richiamiamo dal COM, raga. Che forse si è mezzo impallato. Ah, ok, c'era il timer e non l'avevo visto. Vabbè, ci vediamo fra poco, raga. Ok, raga, timer scaduto. Richiamiamo il veicolo nel COM. Questa volta il Magic Slot. Adesso, raga, noi usando il Magic Slot andiamo a mettere la culla nel COM. Ma non metteremo solo la culla nel COM, lo metteremo sul nostro Magic Slot. Ok? Come? Col gift card to friend. Semplice gift card to friend. Partendo con il Magic Slot nel COM, noi alla fine del gift card to friend avremo la culla sul Magic Slot nel COM. Quindi prendiamo la nostra Issy, facciamo risalire il nostro amico, che si riposiziona, no, di nuovo sull'avviso del personaggio della storia. Noi facciamo freccia destra, il nostro amico scenderà in automatico e noi ce ne torniamo al nostro nightclub per buggarci di nuovo. Raga, ve lo taglio, tanto l'avete visto prima quello che faccio. Ci vediamo dopo. Raga, eccoci tornati dal nightclub, ecco lì il nostro Magic Slot, la culla sta lì dietro, andiamo nel pallino, entra da solo. Partecipiamo di nuovo da una persona in mira diversa dalla nostra. Invisibili, ci andiamo a prendere la culla. Ok, raga, normalissimo. Andremo sotto mappa, sponeremo al porto. In questo modo, ragazzi, noi abbiamo messo noi abbiamo messo la culla sul Magic Slot. Ok, raga, tornati dal nostro amico, ci richiamiamo di nuovo il COM. Insieme al COM ci chiamiamo tramite Motorcycle Cab la moto che abbiamo mandato all'hangar. Perfetto, raga. Ah, raga, nel frattempo, anzi, ve lo faccio vedere così, dai. Nel frattempo, il nostro amico ha chiamato il veicolo donatore che aveva preparato a inizio video. Ok? Perché noi adesso andremo a prendere questo col gift card to friend. Quindi, il nostro amico sale con noi sulla moto. Si posiziona sul personaggio della storia. Raga, praticamente il nostro amico fa solo quello. Però poi si ritrova una culla moddato. Andiamo nel pallino blu. Freccia destra. Sostituzione ok. Frizzati.
il nostro amico scende. Raga, tutta la preparazione serviva per questo, se no non ci faceva fare la sostituzione del com. Quella di mandare la moto all'hangar. Ok? Comunque ci vediamo quando torno dal nightclub. Raga, usciti dal nightclub questa volta dobbiamo allontanarci e chiamare fuori la culla dal com, altrimenti il glitch non funzionerà. Quindi altro step importante. Ci prendiamo una macchina. Ci allontaniamo. Vabbè, ormai quando appena rubo una macchina c'è sempre la polizia. Vabbè. Ok, raga, ci allontaniamo un pochino e chiamiamo il veicolo che abbiamo nel COM, ossia la nostra culla sul Magic Slot. Lo chiamiamo fuori dal COM. Vedete, raga? L'importante è che sta fuori. Torniamo dal nostro amico. Ragazzi, questo pezzo lo faccio vedere intero, così è abbastanza importante, eh? Se no non riesce, quindi giudicate voi quanto è importante. Tornati dal nostro amico, ragazzi, andiamo nel pallino blu. Entra da solo come al solito. Partecipiamo dall'amico, o un amico, una persona, mira diversa, comunque sempre lo stesso passaggio. Raga, adesso velocemente tasto PS, impostazioni, e ci posizioniamo sulla spunta di internet. Doppio tasto PS, torniamo al gioco, saliamo sul veicolo, appena sponiamo del com, doppio tasto PS e stacchiamo internet. Non so se mi sono spiegato bene, ma il tempo era quello, quindi ci darà questo avviso, lo accettiamo. Raga, ve lo ripeto perché ho dovuto di tutto velocemente. Comunque, quando saremo invisibili dovremo prepararci a disconnettere internet, quindi velocemente tasto PS, impostazioni, rete, e ci posizioniamo sulla spunta di connessione a internet. Raga, già da qua la posso rimettere, eh? Doppio tasto PS e rimetto la connessione. Una volta posizionati sulla spunta di internet, raga, doppio tasto PS torna al gioco, doppio tasto PS torna alla spunta, quindi ecco qual è la preparazione. Col doppio tasto PS io arrivo subito alla spunta di internet, sia per toglierla che per metterla. Ok, raga? Dalla storia, raga, semplicemente aspetto di poter tornare online quando tutte le scritte sono bianche. Torno online. Raga, tornato online, probabilmente avrò la mia moto, la rimando al deposito, mi porta veicolo personale al deposito e chiamo il veicolo che ho nel com. Richiedi veicolo personale, vediamo cosa ci porta. Ragazzi, spero che abbiate capito bene quello step della disconnessione, perché ho avuto tipo 20 secondi per spiegarvelo, casomai lo rivediamo insieme. Raga, guardate un po' come abbiamo fatto la nostra culla. Invia dollari, ruote clean, secret gold, perché aveva le ruote waves, secret gold. Il colore non lo cambia, raga, quel colore che, con cui partite ve lo ritrovate anche dopo, però gli passate livrea, vetri, ruote, luci. Ok? Oh, raga, adesso questo è ancora sul nostro Magic Slot, quindi per salvarlo dobbiamo fare un altro gift card to friend. Lo passiamo al nostro amico che ci ha aiutato. Vabbè, io, raga, adesso sono entrato in una sessione qualsiasi. Comunque, lo passiamo al nostro amico che ci ha aiutato per ringraziarlo, perché comunque di tempo con noi ne ha passato, e ce lo ripassa e ce lo salviamo entrambi. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate like, iscrivetevi e condividete al canale. Bella a tutti, ragazzi!